1994, dice Verdiglione, l'anno dei... Par Sebastian Brandt. La nave dei Folli. Ah, 1494. La pubblicazione della nave dei Folli. Da Sebastian Brandt. E Leonardo da Vinci. Carlo V scende in Italia e Leonardo da Vinci. Termina. Le modello del suo cheval. Il modello del suo cavallo. A Milano. A Milano. 1494. 50 après, ne sommes ici. 500 anni dopo siamo qui. Dalla. Cité, nella città Borges, in cui Borges e Darabal. Ah, nella città di Borges e Darabal. E justement, nous allons reprendre évidemment tout ce qu'il a dit à propos de l'enfer comme hypothipose du ciel. E riprenderemo quello che ha detto dell'inferno come ipotipose del cielo. Voilà. Et aussi, et la suite. La suite, a proposito della quantità. E anche a proposito della quantità. Cardinale, la quantità. La quantità è cardinale. La quantità actuelle. Porta all'infinito attuale. E donc, indeterminazione. Quindi indeterminazione e non misurabilità. C'è la questione dell'influenza. Ecco la questione dell'influenza. C'est-à-dire la violenza. Cioè la violenza non misurabile, non misurabile la temps, e la rapina del tempo che è sul principio dell'indeterminazione. Che si fonda sul principio dell'indeterminazione. L'influenza considerée come demonologica. Influenza considerata come demonologica. Allora, usano le differenti cose, ma siete veramente... Riprenderemo ciascuna cosa... Essenziale. E ringraziare Rabal per l'apporto che come sempre è essenziale. E ora passiamo la parola a un filosofo italiano che è al centro del dibattito in Italia, che verte sul politico su ciò che è in train de se discuter e su ciò che si sta proprio in questo tempo discutendo. Machiavelli esaltava la disunione. Machiavelli esaltava la disunione a Roma. La disunione di peuple e di senato. La disunione di popolo e senato. E dice il modello artificiale. Diceva che c'è un modello artificiale. Gli umanisti credevano che Fiorenza fosse erede di Roma e non affatto. Florence è tutta cosa. E Firenze è tutt'altra cosa. Perché Roma, Firenze viene dall'Etruria, è nell'Etruria. Roma sans è inventata. L'idea d'impero. Senza l'impero di Roma, senza l'idea d'impero. E arriva giusto a fare una proposizione paradossale. Machiavelli arriva a fare una proposta paradossale. Federazione delle città indipendenti. Come federazione etrusca. L'ipotesi della federazione. L'Etrusca è l'immemoriale. L'Etruria è l'immemoriale. Allora, d'où relève da qui l'écriture elle-même de la mémoire. Viene la scrittura come scrittura stessa della memoria. Allora, noi siamo là dunque a Marcello Veneziani. Eccoci, quindi diamo la parola a Marcello Veneziani. Nous avons lu aujourd'hui l'article paru dans le journal. Le titre, évidemment, n'est pas mis par l'auteur. C'est un titre rédactionnel. Berlusconi est progressiste. Rione parla di un articolo uscito sul giornale, da un titolo però allora, convenzionale messo dal giornale stesso, Berlusconi e i progressisti. E se è interessato, si trova a côté di Mi fa molto piacere. È interessante che si trovi a fianco di Iacunin. Allora io vorrei riprendere il filo del discorso che aveva già avviato ieri Vladimir Bukovsky a proposito di un fenomeno piuttosto insolito che si sta verificando nelle società europee occidentali e soprattutto nella società italiana. Il fenomeno da un punto di vista così diciamo
superficiale riguarda il controllo della macchina multimediale da parte di una sorta di casta sacerdotale intellettuale di intellettuali di provenienza marxista, radicale progressista, comunque di sinistra. Io vorrei segnalare in modo particolare il fenomeno piuttosto curioso dei nostri tempi, che riguarda appunto quasi tutta l'Europa, ma segnatamente il caso italiano, che è la saldatura tra oligarchia finanziaria da una parte e il partito degli intellettuali di estrazione radicale e progressista di sinistra dall'altra. È un fenomeno molto particolare se si considera che tradizionalmente e canonicamente il partito degli intellettuali e dall'altra parte l'oligarchia finanziaria si presumevano in conflitto fino a qualche tempo fa. Invece bisogna verificare se in questa fase si sta avviando questa saldatura tra elite finanziarie e partito degli intellettuali. In modo particolare, il luogo in cui avviene questa saldatura, mi rifaccio in modo particolare a quello che diceva Bukowski, è proprio il regno della stampa, dell'informazione, della televisione, insomma la cultura media e bassa che caratterizza il nostro tempo e in particolare le società europee. Infatti sta avvenendo un evento molto particolare che soprattutto nella società italiana è particolarmente visibile. C'è un ceto intellettuale formatosi nel 68 all'insegna appunto della protesta, non solo studentesca ma del radicalismo di tipo marxista progressista, che detiene di fatto il potere culturale nel nostro paese, detiene le direzioni dei più importanti quotidiani italiani, dei più importanti programmi televisivi italiani e delle più importanti case editrici italiane, quella che veniva definita l'industria culturale e nelle mani di questo partito degli intellettuali nato nel 68. Così come dall'altra parte la proprietà di questi grandi mezzi di informazione, dei grandi giornali italiani in modo particolare, è nelle mani di gruppi finanziari e industriali che hanno i loro primari interessi non in campo editoriale, ma appunto in campo industriale, in campo nazionale e transnazionale, comunque in campi non omogenei al paesaggio dell'informazione. Questo ovviamente sottolinea la atipicità di questo fenomeno e rimanda a un fatto che appunto segnalava ieri Bukowski, di questa sorta di investitura che la sinistra politica ha avuto in Europa, in modo particolare in Italia, da parte di quella che un tempo si definiva la destra economica. Quindi la destra economica investe la sinistra politica del ruolo di guidare la società civile e magari, se è possibile, la società politica del governo del paese. C'è una forma di legittimazione reciproca che avviene attraverso un preciso processo. La casta economica oligarchica ha necessità, proprio per presentare e per rappresentare interessi vasti, di avere una sorta di copertura in modo che non sia ridotta a rappresentarsi come una sorta di casta reazionaria. Ha bisogno insomma di una copertura che dia l'impressione di rappresentare interessi diffusi, progressivi, di non rappresentare interessi conservatori. E quindi trova nel partito degli intellettuali e nella sinistra politica una sponda
utilissime, necessarie, réponse, per poter avere questa credibilità. Pour avoir cette crédibilité. Viceversa, il partito degli intellettuali e la sinistra politica, de la politica hanno necessità di una legittimazione perché provengono da culture di tipo marxista e da esperienze politiche di tipo comunista e hanno dunque la necessità di ritrovare una loro legittimazione nella società liberale, nella società del mercato. Hanno bisogno di esercitare il loro potere e il loro potere transita necessariamente da quelle stanze che sono in qualche modo dipendenti, come abbiamo visto a proposito dei giornali, dai grandi assetti finanziari industriali, nazionali e transnazionali. Quindi attraverso un sistema di legittimazione reciproca si salda questa unione tra due caste, la casta, ripeto, degli intellettuali e la casta oligarchica e finanziaria. È un fenomeno molto particolare che però ha anche un suo terreno comune, un terreno ideologico e pratico comune che si va sempre più accentuando. Innanzitutto il terreno comune è quello che si è definito l'internazionalismo. In fondo, sia gli oligopoli finanziari sia le culture provenienti dal nazismo trovano nel mito dell'internazionalismo, dello radicamento del cosmopolitismo, il loro brodo di cultura e anche la possibilità di esercitare più compiutamente gli interessi finanziari da un verso, gli interessi ideologici e politici dall'altro. Quindi un possibile luogo di incontro diventa appunto l'internazionalismo. C'è poi tutta una cultura della liberazione, una cultura che in qualche modo si apparenta al permissivismo, all'anomia, al materialismo diffuso, che può consentire un punto di incontro e di mediazione tra culture provenienti dal marxismo con volontà di secolarizzare queste culture, di assumere una veste più conforme alla modernità e quindi alle pulsioni edonistiche della nostra società permissiva, e dall'altra parte una certa industria dei consumi, ovviamente controllata da questi gruppi finanziari ed economici, che interesse e anche, diciamo così, compatibilità di tipo culturale e ideologico con questa forma di società permissiva, nichilista, fondata sui larghi consumi. Quindi il luogo di saldatura avviene anche da un punto di vista culturale, avviene anche da un punto di vista ideologico, e se vogliamo queste minoranze intellettuali di sinistra finiscono col diventare quasi il braccio armato, la guardia bianca di questi poteri. E qui forse si potrebbe richiamare il ruolo che in definitiva ha avuto il 68 nelle società occidentali, un ruolo che già un filosofo cattolico come Augusto Del Noce e uno scrittore atipico e di sinistra come Pierpaolo Pasolini denunciavano, che è quello di aver creato in fondo il 68 quel vuoto, quella anomia sociale in cui ha più velocemente marciato un processo di modernizzazione in senso neocapitalista, ovvero il 68 è stato funzionale a un passaggio dalla vecchia società cristiano-borghese alla società compiuta neo-borghese, laica, discredente, nichilista, che è quella nella quale attualmente ci troviamo a vivere. Quindi in questo senso questa omogeneità culturale è una omogeneità che ha precisi punti di riferimento anche storici. Ma il dato più inquietante in questo momento è che il punto di saldatura
il luogo di incontro tra le due culture e soprattutto tra i due blocchi avviene attraverso una idea di revocabilità della democrazia e dei verdetti popolari della democrazia. Noi abbiamo, soprattutto nel caso italiano, che richiamava lo stesso Bukowski ieri, il caso strano di queste due casse che in qualche modo rimettono in discussione la legittimità del voto espresso qualche mese fa dagli italiani liberamente e che ha in qualche modo premiato coalizioni e forze che non erano omogenee ai due gruppi a cui facciamo riferimento, ovvero il gruppo finanziario oligarchico e il gruppo appunto del partito degli intellettuali della sinistra. E quindi c'è un tentativo di revocare la democrazia nel senso proprio della sovranità popolare nel nostro paese attraverso questo rimettere in discussione il verdetto elettorale e questo delegittimare le basi politiche, culturali, sociali ed anche appunto elettorali di ciò che è nato nello scorso 27-28 marzo in Italia. E qui confluiscono due vecchie eredità, da una parte i gruppi oligarchici nazionali che rispondono a interessi che non sono sempre, che non sono quasi mai omogenei agli interessi generali. E dall'altra parte, un tipo di cultura fondata sulla intolleranza e su un'eredità non ancora depurata del marxismo, in base alla quale se il popolo non esprime l'omogeneità con lo spirito del tempo rappresentato dalla casta illuminata dei marxisti, allora non è la casta illuminata che deve prendere atto di questo mutamento, ma bisogna cambiare il popolo, come diceva Bertolt Brecht in un famoso passo di alcuni decenni fa. E quindi c'è questa idea che in sé la democrazia in Italia possa essere revocabile se i fatti non corrispondono alle ideologie, come diceva Engels, tanto peggio per i fatti, e se il popolo non risponde al verdetto della democrazia, tanto peggio per il popolo, ma la democrazia è quella indicata, somministrata, insegnata da quelle oligarchie di potere di cui appunto questa casta intellettuale è egemone. Quindi è questa la tipicità in cui ci troviamo e bene ha fatto ieri Vladimir Bukowski a segnalare questa profonda anomalia di un potere multimediale che è controllato a livello di proprietà da questi gruppi oligarchici e che a livello di cultura di messaggi multimediali è invece controllato da questa casta venuta fuori dal 68 e venuta fuori dal comunismo, dal marxismo italiano e internazionale. Probabilmente si dovrà compiere non solo nel nostro paese ma in Europa una grande rivoluzione culturale o, se preferiamo un termine più rassicurante, una grande riforma della cultura che possa in qualche modo rimettere in discussione l'egemonia di questa casta intellettuale e contemporaneamente l'egemonia di quell'altra casta finanziaria che determina in qualche modo i processi politici, economici e sociali del nostro paese. E in questo senso ben vengano iniziative come quella che appunto oggi ci vede qui riuniti, intese a far rinascere, ecco l'idea di rinascita e di rinascimento, a far rinascere non solo in Italia ma in Europa e più vastamente nell'Occidente una forma di resistenza culturale e di riforma della cultura all'insegna di una liberazione da queste caste che hanno determinato la cultura nel nostro paese e che hanno determinato quell'impoverimento spirituale e intellettuale che abbiamo visto negli ultimi tempi. Veniamo. Je vous remercie.
come che il padre Busa ha approvato. Che il padre Busa ha approvato. Approvato. Entusiasta l'exposé di Marcello Veneziani. L'intervento di Marcello Veneziani, che non ha e donc qui se situe évidemment au milieu de notre débat. Déjà Fernando avait fait allusion justement avant à la caste justement obscurantiste, non rationaliste obscurantiste. Correntiste. Qui est la même. Qui est exactement la même. Qui est proprio la stessa. Qui est Bertolt Brecht, qui faisait partie de la caste commune. Che faceva parte della casta comune. De Berlin, il a dit au gouvernement communiste de Berlin, il ne faut pas changer le gouvernement, il faut changer le peuple. Allora si tratta quindi, per ironia, si tratterebbe di cambiare non i governanti, ma il popolo. Allora, maintenant, je vous ai già presenté. Si trattava di una citazione di Bertolt Brecht. Ecco, ora Iacuni. Allora, ieri noi abbiamo il ministro plenipotenziario. Abbiamo sentito il ministro plenipotenziario d'Algeria. Che si è formato all'Università di Parigi. Che si è formato all'Università Camel parigina. Zouai. Camel Zouai. Donc, il è in qualche modo rappresentante dell'Islam. In un certo senso rappresentante dell'Islam. Ieri per Roberto Busa. Abbiamo sentito il Roberto Busa. Un prete della religione ortodossa. E ora un sacerdote, un prete della religione ortodossa di Mosca. In prison, che è stato lungo in prigione sotto Brezhnev. E il è leader di un movimento liberal democratico. Del movimento liberal democratico in Russia. E toujours donc dissident. Sempre dissidente. Gli passo la parola. Dame e господа, когда началась наша конференция, я часто со страхом посматривал на самого молчащего. Vedo sempre con spavento le persone che guardo sempre con spavento le persone che c'è una pausa ora. Я со страхом, с тревогой поглядывал на самого крайнего и самого молчащего члена нашего президиума. Это на нашего замечательного поэта Пушкина. И мне казалось, la persona che è il nostro celebre poeta Pushkin, mi sembra che Pushkin guarda con un certo scetticismo. Ma quando ieri выступила наша поэтесса Белла Ахмадулина, quando la nostra поэтесса Ахмадулина, то мне показалось, что Пушкин значительно подобрел, mi è sembrato che его взгляд выражает даже оптимизм. E che il suo sguardo esprimesse invece, a differenza del solito, ottimismo. Об этом, потому что на меня Белла Ахмадулина страшно обиделась и приняла даже за личное оскорбление, когда на случайный вопрос, как я отношусь к поэзии Пушкина, я сказал, я не люблю Пушкина. Perché ho detto che non mi piace. Она говорила, я не буду с вами общаться, не буду разговаривать больше. Allora, большой тревоги того, что я не смогу с ней разговаривать, я хотел бы и на эту тему объясниться, ибо эта тема актуальна со всех точек зрения. Я горячий сторонник теории эволюции, о которой говорил и наш великий российский философ Владимир Соловьев. Говорил академик Вернадский. Di cui ha parlato il nostro filosofo Вернадский. Но Вернадский не сумел систематизировать эту теорию, и впервые великий католический богослов Пьер де Шарден сумел, а он был знаком с Вернадским, он эту идею выразил в своих замечательных произведениях. Действительно, эволюция
действительно, эволюция не только наблюдается в биологии, но эволюция совершается в духовном состоянии всего человечества. Во всех сферах человеческой духовной жизни, в том числе и в поэзии. И это в сфере культуры, в сфере духовной жизни, это особенно ярко в изобразительном искусстве выражается. Так как здесь на тему изобразительного искусства много говорится, вы это прекрасно понимаете, что идет последовательный процесс эволюции, одна школа, один стиль меняется другой, и вне вот этого последовательного движения, передачи эстафеты поколения к поколению, без этого не может совершиться духовное совершенство человечества. E questo rivela, e questo rappresenta complessivamente il processo dell'umanità. Когда отношусь к Пушкину, как я сказал, несколько прохладно, условно говоря, то я хочу сказать, что наша российская поэзия по-настоящему началась только как бы еще ходить на четвереньках в 18 веке. Nel secolo XVIII, Третьяков, Сумароков, Ирасков, она достигла все-таки того момента, когда она впервые оторвалась от земли, Cattola, это был наш Державин. Ну и потом появился Пушкин, первый поэт, который встал на ноги. Нашей российской поэтической жизни. И по-настоящему на Парнас с твердыми ногами наша поэзия поднялась только с начала XIX века. La nostra poesia quindi si è messa in piedi all'inizio del nostro secolo. Дерзаю сказать, что ни одна другая страна не дала таких великих поэтов в XX веке. Это как Россия. И вчера Белла Ахматова здесь могла легко говорить, что надо проще относиться, можно говорить смело, как бы не закомплексованно, даже не может быть не очень хорошо, это не самое главное. И она права в том, что великая честь вот для нашей конференции. Сам факт, что здесь читала свои замечательные стихи Белла Ахматуллина, это для нас честь, потому что Белла Ахматуллина, если не одна из лучших поэтов сегодняшнего дня, а можно сказать, даже, наверное, самый лучший поэт России. И только в 20 веке наша поэзия достигла совершенства. Пушкин — это моя личная точка зрения. Я считаю, это еще стадия литературной рифмы, как бы билетристической литературы, выраженной в ритмованной художественной литературы. А подлинное совершенство слово, выраженное в поэзии, это полноценная, полнокровная метафора, выраженная в морфологии, в анатомии и даже в физиологии слова. И вот такого совершенства достигли наши Мандельштам, Пастернак и наши прекрасные поэтессы Ахматова, Цветаева и вот Белла Ахмадулина. Вот это развитие эволюции, оно касается всех
сфер жизни, в том числе и политической, и в том числе экономической, и в том числе развитие церковной жизни. E naturalmente nella vita religiosa della Chiesa. В нашей стране сейчас идет страшная борьба. Nel nostro paese ora c'è una lotta terribile. Касты обскурантистов, как вот сейчас об этом говорилось. Касты обскурантистов. У нас тоже, у нас КПСС, ЦК КПСС, это тоже каста обскурантистов. Для нас партия коммуниста и anche una casta oscurantista. Такая же каста обскурантистов у нас образовывается и в русской православной церкви. Si è formata nella chiesa ortodossa. В силу исторических условий наша русская православная церковь della nostra chiesa ortodossa 2000 лет была под гнетом государства. Per 2000 anni la chiesa è stata sotto il gioco dello Stato. В значительной степени она была бюрократична. И особенно, она не только задержала свой рост из-за этой бюрократичности, не было развития, в отличие от католической церкви. Non ha potuto evolvere come avrebbe potuto a causa di questa burocrazia. Buzo занимался всю свою жизнь, посвятил. Padre Buzo, per esempio, si è occupato per tutta la vita разума, di cultura, ha creato искусственного или si è occupato сотворенного di руками разума. Человека. В нашей церкви это были единицы. У нас invece был отец chiesa, Лоренский Павел. Который говорил органопластике, он не о расширении разума говорил, а говорил о расширении техники как расширении продолжения человеческого тела. Он считается многими еретиком в нашей церкви. И к нему неоднозначные отношения. Taluni che si sono avventurati su strade di grande apertura sono considerati degli eretici. В нашей церкви произошел процесс такой вот стагнации, где побеждает силы реакции фундаменталізму и православный фундаменталізм. Он более, не менее страшный, чем фундаменталист мусульманский. И questo фундаментализм non è peggiore di quello islamico. В русской православной церкви, московской патриархии, растут сейчас силы и набирают силы фашистские, la chiesa ortodossa di Mosca, антисемитские, ingloba in sé forze fasciste, antisemitiche. Силы, которые привержены ксенофобии и ультранационализму. Ксенофобы и ультранационалисты. И почему это очень важно в условиях России, России, которая становится на путь демократии? Сейчас в начале нашей конференции уже звучали такие слова, первые вот берут цитаты из из фраз первых выступающих. Любые реформы не дадут эффекта, если не будет идеологии. Еще говорилось, нельзя исправить экономику, если не будет non bisogna cambiare l'economia se non c'è riforme, c'è l'argomento intorno a questo. Riforme должны быть комплексными. Non si cambia l'economia se non ci sono riforme in altre forme, in altre sfere della vita. В духовном состоянии нашего общества, а более точно в нравственном состоянии сейчас российского общества,
lo stato morale della società russa in questo стато. Riforme. La pietra angolare уничтожалась в сердцах наших граждан всякие элементарные нравственные понятия добра. Questa è la pietra angolare delle riforme. Всякое демократическое общество и даже всякое организованное общество не может нетоталитарное не может стоять без принципов «не убей», «не укради», «чти отца и мать», «чти Господа Бога», «не пожелай добра ближнего своего». Это общие заповеди Ветхого Завета, заповеди Моисея. Sono i comandamenti del Vecchio Testamento, но Antico Testamento. У нашего советского, постсоветского человека, который у нас, это такая идиома, которая не переводима, совка, сейчас все так говорят справедливо, совок, это интеллектуальный как бы дебил, это страшно опасное духовное состояние.